La giornata di mobilitazione del 30 settembre, che si è svolta in apertura con il convegno CESP sulla cattiva scuola di Renzi e si è chiusa poi con il sit-in al MIUR insieme a docenti, donne ed altri compiti, a precari, sia precari amministrativi che tecnici, sia precari del sostegno, insieme ai rappresentanti di quota 96 e anche dei modelli viventi, è stato un successo. E la delegazione dopo il convegno è stato ricevuto dai rappresentanti del Ministero, sia da parte della dottoressa Davoli, sia da parte dei funzionari della direzione del personale e anche di una rappresentante, un funzionario del gabinetto del Ministro, che hanno ascoltato attentamente quanto detto in relazione alla questione, intanto di una grave mancanza che noi come docenti idonei abbiamo posto all'attenzione del Ministro e di tutti i funzionari, e che cioè la buona scuola o la cosiddetta buona scuola renziana si basa in realtà su un vulnus, in quanto manca assolutamente qualunque riferimento alla biblioteca scolastica, che è stata definita invece dal personale idoneo ad altri compiti il cuore pulsante della scuola italiana. E nell'incontro, diciamo, tutto questo è stato accolto in maniera abbastanza interessata da parte dei rappresentanti del Ministero, che hanno sostenuto che la prospettiva lungo la quale gli idonei si sono posti per la riapertura di un conflitto, in quanto vogliono il riconoscimento della non obbligatorietà della mobilità intercompartimentale, è forse un percorso giusto e perseguibile, e hanno chiesto alla delegazione di far pervenire la propria documentazione, in quanto ritengono che tutto questo possa essere inserito al più presto all'interno delle linee della buona scuola. E l'incontro dunque è stato positivo, naturalmente questo non significa che gli idonei ad altri compiti su questo chiudano la propria rivendicazione, perché intanto il prossimo appuntamento per tutti è quello del 10 ottobre prossimo, all'interno del quale, nello sciopero indetto dai COBAS e nella manifestazione che con i movimenti studenteschi e le altre associazioni dei movimenti che lo hanno indetto ci vedrà in piazza, continuerà su questa linea, su questa china, e porrà di nuovo la domanda e la richiesta forte e chiara di voler eliminare la mobilità intercompartimentale obbligatoria. E su questo è stato però anche presentato al Ministero un piano di formazione e aggiornamento che con la dottoressa Luisa Marcà, che è direttore europeo delle linee generali e guida per quanto riguarda le biblioteche, nonché una forte collaboratrice della cattedra di biblioteca e biblioteconomia dell'Università di Roma, si è già messo in campo un percorso di formazione e aggiornamento che dovrebbe far acquisire a tutti coloro che seguiranno questi corsi attraverso il CESP, Centro Studi Scuola Pubblica, un titolo che possa essere riconosciuto, in quanto nelle nuove biblioteche scolastiche che noi chiediamo che vengano al più presto considerate obbligatorie ed aperte, mentre in alcune scuole in realtà vengono chiuse repentinamente, siano collocati innanzitutto i docenti idonei.